L'Italia ha fatto parecchio, intanto si festeggia proprio i 4 secoli, dalle prime osservazioni al telescopio, al cannocchiale, che ha fatto un italiano, cioè Galileo. Quindi con Galileo nasce proprio la scienza moderna, basata sull'osservazione, sull'esperimento e non su astratti principi filosofici o religiosi. Quindi qui comincia la storia della scienza italiana, moderna. E poi negli ultimi 150 anni l'astronomia italiana, la scienza italiana, ma parliamo soprattutto dell'astronomia, è stata molto importante perché all'inizio dell'Ottocento, quindi 200 anni fa, nasce l'astronomia moderna, cioè non più quella che si occupa soltanto di misurare le distanze, le posizioni e i moti dei corpi celesti, ma quella che si comincia a domandare di cosa sono fatte le stelle, perché brillano, cioè domande di fisica. Queste domande trovano una risposta nella tecnologia che nasce proprio all'inizio dell'Ottocento e che è la spettroscopia, cioè analizzare la luce bianca dei corpi celesti disperdendola nelle sue componenti monocromatiche dal rosso a violetto, cioè studiare gli spettri dei corpi celesti, perché lì ci sono contenute un enorme numero di informazioni sulla natura fisica. Allora però non si sapeva. Quindi chi ha dato un grande contributo allo studio della fisica delle stelle è stato un altro italiano, padre Angelo Secchi, un gesuita che lavorava a Roma, a Castelli Romano, e il quale con un modesto telescopio prese migliaia di spettri di stelle e si accorse che malgrado le stelle fossero qualche migliaio, si poteva raggruppare i tipi spettrali in un numero molto piccolo di classi: le stelle bianche, azzurre, le stelle gialle, le stelle arancio e le stelle rosse. E capì che il colore delle stelle doveva essere un indice della loro temperatura superficiale, perché fece l'analogia con un pezzo di metallo portato all'incandescenza, che dapprima è semplicemente caldo, irradia calore, ma non luce, come un fornello, fornello a gas, se si avvicina la mano si sente calore, ma non si vede luce. Se la temperatura aumenta, il metallo diventa rosso cupo, poi rosso incandescente, fino a diventare bianco e biancazzurro. Quindi Secchi capì che il colore delle stelle era un indice della loro temperatura superficiale e questo è stato un grandissimo passo. Poi si è dovuto. Galileo l'avrebbe chiamato il libro della natura. Gli spettri sono stati un libro della natura ricchissimo di informazioni, solo che ancora non si sapeva leggere. La prima lettura è stata quella data da Secchi, ma era molto riduttiva. Solo all'inizio del Novecento si è capito che in questi spettri si era contenuta non solo un'informazione sulla temperatura, sulla densità, tali da capire che l'unico stato possibile della materia a quelle temperature, che era di migliaia di gradi, era lo stato gassoso. Quindi si cominciò a capire che le stelle erano palloni di gas, ma anche a capire qual era la loro composizione chimica, perché in quegli spettri c'erano le firme dei vari elementi che noi conosciamo sulla Terra, dall'idrogeno all'uranio. L'Italia, sempre fin dall'inizio, ha fatto parte dell'Agenzia Spaziale Europea, quindi come membro dell'Agenzia Spaziale Europea ha partecipato a tutte le grosse imprese spaziali. Oggi la ricerca astrofisica italiana è molto buona, anche perché abbiamo la fortuna di far parte sia dell'Agenzia Spaziale Europea sia dell'Osservatorio Europeo dell'Emisfero Australe, che sono due imprese europee che
che mettono a disposizione degli scienziati attrezzature che sono fra le più grandi e più potenti del mondo. Purtroppo il problema è che, malgrado ci siano moltissimi giovani ben preparati, neodottori di ricerca, che potrebbero fare dell'ottima ricerca, questa gente, questi ragazzi non hanno nessuna prospettiva al momento, con le ristrettezze economiche, con i tagli. Quando ci sono ristrettezze economiche, per prima cosa in Italia si fanno all'università, alla ricerca, che nella mentalità ottusa dei nostri governanti è una cosa inutile. E questa gente, questi ragazzi si trovano costretti a affrontare anni e anni di precariato oppure andarsene all'estero. Quindi questo dimostra quanto sono ignoranti i nostri signori governanti, perché si riempie la bocca di parole come innovazione. Innovazione è l'unico modo effettivamente di controbattere la concorrenza con popoli che producono a costi molto più bassi del nostro, e però per fare l'innovazione ci vuole la ricerca tecnologica. La tecnologia è frutto della ricerca pura, e la ricerca pura si fa nell'università. Quindi tagliare i fondi all'università e alla ricerca è un atto masochistico che riduce l'Italia a paese del terzo mondo. Faccio l'augurio all'Italia, che compie 150 anni, quindi io faccio gli auguri all'Italia perché si ricordi di quello che è la Costituzione.